Eravamo rimasti. Come ci si poteva fidare di un personaggio così ambiguo, i cui reali rapporti con il malfamato ufficio affari riservati del Viminale e con i servizi più o meno deviati, non erano mai stati chiariti. Ciòmalgrado, Berlinguer aveva chiesto di parlare con l'ammirante. Forse per questo l'ammirante si era presentato al colloquio con una borsa di cuoio che conteneva delle cartelline. E dentro le cartelline c'erano delle foto che assomigliavano a delle schede segnaletiche, accompagnate da alcuni rapporti di polizia. Può darsi che Berlinguer, sfogliandole, abbia pensato: farò controllare. Può darsi che Almirante abbia pensato: siamo due morti che camminano, cosa abbiamo da perdere? Dunque è probabile che a fare il primo gesto sia stato Berlinguer. È logico pensarlo fino al giorno del loro primo incontro. Gli eventuali contatti telefonici con Berlinguer. Almirante non aveva mai fatto cenno al suo portavoce, come costui ci ha confermato.